Per cercare di capire, perché qui c'è, si è arrivata all'inchiesta dopo un'indagine conoscitiva, perché il chiacchiericcio può essere tale e rimanere tale, però se durante questa indagine conoscitiva evidentemente è emerso qualche indizio, si passa poi all'inchiesta. La documentazione dell'indagine conoscitiva, da quello che ci risulta, pare sia stata inviata a Stefano Palazzi, che è il capo della Procura federale, che è una cosa ben diversa dalla Procura della Repubblica, il quale a sua volta ha dato l'ok a Granieri, vai, fai l'indagine perché ci sono elementi per poter arrivare a un qualcosa di quindi concreto. Quindi parte della Procura di Cosenza, cioè proprio il nostro capo, Granieri è il capo della Procura. Allora, Granieri è il capo della Procura di Cosenza, però la prima indagine parte Procura giudiziaria, dal nostro tribunale. Parte da questa indagine conoscitiva fatta dalla Questura di Cosenza, perché tu lo sai, no, meglio di me, che le voci poi portano qualcuno ad andare a verificare se a queste voci corrisponde un fatto. Evidentemente, chiusa l'indagine conoscitiva, è stata fatta una relazione, è stata formalizzata una relazione inviata al procuratore capo della Procura federale, l'inchiesta Palazzi. Adesso è formalizzata, sì, non Palazzi è più... ha dato l'ok, dice, andate con l'inchiesta e andate ad approfondire. Poi, ripeto, le voci che si susseguono sono tantissime, si parla di intercettazioni, si parla di giocate anomale, 20.000, 30.000. È vero che pare che ci sia stato un fantomatico medico che abbia giocato 30.000 euro, su... sono voci al momento, credo che... 30.000 euro su Cosenza, Cosenza Potenza, sul 2 di Cosenza Potenza, però ripeto, bisogna attendere gli sviluppi. Visto che l'indagine è partita già da marzo, l'inchiesta, l'indagine subito dopo la partita, credo che sia o nell'imminenza della partita, sia cominciata, addirittura c'è chi vocifera che ci siano anche intercettazioni, vedremo, credo che a breve sapremo. E questo è l'ennesimo episodio negativo, che poi il paradosso sai qual è, Alfredo, perché io ritengo che poi nel complesso, no, la stagione sportiva, calcistica del Cosenza, ritengo che vada giudicata più verso il positivo che verso il negativo, perché non bisogna dimenticare che il Cosenza era una matricola, non bisogna dimenticare che la prima divisione comincia ad essere un campionato di un certo spessore, ed essere lì, anche se oggi a 3 giornate dalla conclusione del campionato, con un certo timore, una certa paura, ci guardiamo anche dietro, perché poi sono 5 punti che ci dividono dal Foggia, che al momento è la quintultima in classifica, anche se in questo caso sarebbero 6, visto che il Cosenza con il Foggia ha vinto gli scontri diretti, in caso dovessero arrivare a parità. Vabbè, a noi... Però quindi sono quegli episodi che vanno ad aggiungersi alle tante negatività che si sono susseguite nel corso, soprattutto degli ultimi mesi, e che hanno portato poi alla contestazione aperta. Al coro di venduti. No, alla contestazione anche di ieri da parte dei tifosi, che hanno respinto i calciatori a fine partita, perché comunque si arrivava da una crisi profonda, si arrivava da 2 partite molto negative, per cui aver preso questo punto a Terni sembrava potesse essere anche... Sì, ma quando può avere influito la contestazione di ieri al termine della partita dei 90 minuti, dopo che i nostri calciatori ingenuamente, ma anche forse con un gesto spontaneo, perché dopo le delusioni dovute anche al fatto, io avevo avuto modo di parlare, apro un inciso con Glerian, proprio nel ritiro di Casore Bruzzi, dove ho manifestato le mie perplessità che lui riuscisse da Chitto a rimettere in sesto una squadra che era totalmente demotivata, e c'era una crisi profonda sia all'interno dello spogliatoio, sia una crisi che si stava manifestando anche per la pochezza di caratura atletica che la squadra aveva ricevuto. Oggi scrive, tira fuori un po' le palle il nostro amico Franco Segreto, solitamente preciso, polemico ma moderato, come il suo aplomb di grande giornalista, e cita Maggiolini stirato, Fiore stirato, Di Bari stirato, Ungaro stirato, Roselli infiammazione al pube. Per chiudere la lista, scrive Franco Segreto, con infortunio muscolare di ieri a Terni, capitato a Sandro Porchi. Ovvio che un motivo ci sarà, e cita i medici,
che non hanno ovviamente responsabilità, perché è chiaro che il medico interviene subito dopo il danno. Non abbiamo ancora la possibilità di far visitare i calciatori, anche diagnosticare le condizioni muscolari prima che avvenga, ma soprattutto il pur valido Roberto Bruni, insomma, poi alla fine insomma, è Bruni sul banco degli accusati per tutta questa sequela di infortuni. Poi va a terapesca se vi siano altre situazioni, se i calciatori non si controllino o se vadano a donne prima della partita, come succedeva, ma stiamo, lo diciamo no, così no. Come beneficio, oggi sono professionisti e pare che il calcio di Cruyff, di Hulshoff, di Risbergen, pare che loro già andassero a donne la sera prima della partita. Su queste finisco. Quindi c'è una contestazione, al di là delle sconfitte, e te lo chiedo, può essere pregiudizievole l'inchiesta e quindi una perdita di credibilità dell'intero ambiente rossoblù in vista di questa inchiesta che di certo metterà sul banco degli imputati tutta una serie di personaggi che saranno chiamati a rispondere qualora l'inchiesta vada verso una certa direzione. Guarda, indubbiamente questo ha influito sull'ambiente, che poi credo nulla abbia a che vedere con l'argomento che hai appena toccato. Sicuramente sull'ambiente, sulle contestazioni, su questo rifiuto di mettersi al fianco della squadra nella fase finale di questo campionato, credo che abbiano inciso tutta una serie di cose. Ultima è stata la vicenda extracalcistica, ma non dimentichiamo che comunque si è arrivati a questa situazione con una serie di partite non all'altezza di quelle che erano un po' le aspettative di tutto l'ambiente, perché a un certo punto si era pensato e c'eravamo un po' tutti illusi del fatto che questa squadra potesse comunque andarsi a giocare un posto nei play-off, no? Che paradossalmente, se ieri, soprattutto per come il Cosenza ha giocato il primo tempo e dalle immagini che ho potuto vedere in televisione, per come ha giocato il primo tempo ieri il Cosenza, a un certo punto si poteva anche vincere, e guarda un po' la classifica, se avesse vinto ieri era ancora lì a 2 punti, che poi in 3 partite può succedere di tutto, anche perché adesso tra scontri diretti, incroci pericolosi, testa coda, dove tutti quanti ci sono una serie di squadre che nel giro di un punto si giocano la permanenza in prima divisione, altre che addirittura possono superare il Verona in testa alla classifica, perché se finisse oggi il campionato sarebbe il Portogruaro promosso direttamente in Serie B per la storia degli scontri diretti insieme al Pescara e al Verona, appunto. Per cui voglio dire, tutti i fattori che hanno poi inciso e sono arrivati a questa manifestazione di ieri a Terni. Le contestazioni ci sono state, anche quelle contestazioni molto pepate, che avevano un sapore sospetto, che erano nello stesso tempo inquietante, quella di Marcenise, dove una parte del tifo, rendendosi in termini spericolati autrice del lancio di quei mortaretti che potevano non solo ferire i calciatori del Marcenise, ma probabilmente produrre un arresto del match e nello stesso tempo poi una conseguenze non di poco una squalifica di campo. Le multe sono fesserie, sono successivamente la squalifica di campo. Forse tutto sommato, visto come il Cosenza si stava giocando le partite al San Vito, forse la squalifica. Dici, magari facciamo in modo che non si giochi più al San Vito, così. È proseguita rispetto a quella terribile contestazione di cui noi siamo stati protagonisti da filmammo, adesso si è ripetuta dopo ovviamente la disfatta giocata in Coppa Italia. Però bisogna riprendere e mettere tra le persone che non hanno nessuna responsabilità Glerian. Io ovviamente non vado nella direzione di Carchito e di altri che volevano un immediato ritorno di Toscano, perché a Glerian è stata consegnata una squadra cotta de cotta. Abbiamo sempre detto che questa squadra era atleticamente allenata in modo pessimo. Ricordiamo quante partite, quanti match ha giocato Toscano nei primi 45 minuti alla grande, per poi vedere
vedere una squadra impecorita nei secondi 45 minuti perché non reggeva minimamente il tasso tecnico agonistico delle squadre avversarie. Quindi il crollo lo si manifestava sempre nei secondi 45 minuti. Questo è il sintomo di una cattiva preparazione. È escluso poter dire che ci sia stato un crollo da stress di campionato, visto che non si è giocata la Champions, visto che anche nelle partite di Coppa Italia, a dire la verità, sporadiche, ha giocato una seconda formazione. Gleryan è arrivato forse nel momento sbagliato, noi abbiamo sostenuto sempre Toscano, però alla luce dei fatti era meglio che Gleryan o chi per lui fosse stato contattato molto prima, anche perché c'era la possibilità realmente di dare uno scossone o di riprendere pure tecnicamente la squadra. Dopo due sconfitte, ieri un pareggio, quindi Gleryan ha lavorato sul sistema nervoso e psicologico.